Buongiorno, grandi amici del YouTube, ben ritrovati qui su canale Sushi Music, ragazzi. Ben ritrovati in questo nuovo video. Mi avete colpito e sorpreso la scorsa settimana per quanto vi è piaciuto questo video sulle squad battle, su queste cose qui. E allora, questa settimana ve lo riporto. Come potete vedere, siamo qui per riscattare i nostri premi. Questa settimana non mi sono comportato troppo bene perché ho dovuto assistere a un matrimonio, non il mio ovviamente, e quindi mi ha portato via una giornata, più i preparativi, più nel senso altre cose, più le altre cose mie che devo fare di solito, allenamenti, e sono arrivato oro 2 invece che oro 1, ma poco male, perché per farmi perdonare ho fatto due sfide, quelle delle SBC, per avere due pacchettini in più da aprire, che tanto non mi daranno mai niente di sicuro, però intanto ci apriamo due pacchetti in più. Mi piacerebbe raggiungere i superare i 200 mi piace come nello scorso video. Mi fa molto piacere che vi piaccia, perché sto giocando tanto a FIFA quest'anno, col fatto che NBA mi sta dando veramente delle malattie venere mentre gioco. Giocando offline a FIFA tutto sommato mi diverto. Quindi abbiamo Kevin Rodriguez 73, esattamente cosa dovrei farmene non è dato sapersi, però un giocatore misti, giocatore Euro Premio, 11.000 crediti. Perfetto. Io adesso vorrei capire cosa me ne faccio di te. Andiamo quindi ad aprirci i nostri quattro pacchetti. Questi qua sono i due giocatori oro rari, che magari dando via un po' di oro e qualche oro raro schifoso che avevo nel club, più di due non potevo farmi, perché non spacchettando i giocatori, purtroppo sono questi. Se mi si aprissero delle bandiere sarei molto contento. Didi, vabbè, 80, dai, insomma, non lo buttiamo. Quello dietro sarà peggio, ovviamente, se è uscito questo. Il fratello di Donnarumma, mamma mia, adesso ce li ho tutti e due. Vediamo il secondo come va, non vedevo l'ora di aprirli per vedere se magari in qualche paese strano riescono a darmi qualche giocatore decente. Un portiere russo del CSKA, Akinfev, che una volta era pure forte, ovviamente io lo trovo quando ha 80. Ok, passiamo ai due pacchetti adesso delle ricompense dell'oro 2. Vediamo per cosa mi sono un po' sbattuto e rotto le palle questa settimana. Probabilmente per il nulla cosmico. Non ho ancora capito come funziona quella cosa lì sotto del workout, ma tanto non c'è problema per me. Tadic, mamma mia, 80 i più alti, dai, almeno un 82, 83 magari, qualcosa, non lo so. Guarda qua quanti mongoloidi. Goran Pandev. Ultimo pacchetto, decisamente poche gioie da questi pacchetti, neanche dei crediti magari, che mi servono comunque. Non penso sia bandiera neppure questo. E vabbè, dai. CDC, 70, cioè, oh, mamma mia, 79 più alto del pacchetto, che trash è sta cosa. Mamma mia, perché qua ci sono i pacchetti quelli fuffa. Però forse questo con 85 diversità TD a qualcosina si vende. Ma dai, forse questo un millino ce li tiriamo fuori. Fatta la parte che poteva essere più sorprendente e invece non lo è stata, vi notifico che ho ascoltato il vostro consiglio e ho comprato Skriniar, l'ho messo anche Ancora ed è, mi sono trovato super super bene con questa carta, devo dire la verità. Adesso ho 26.000 crediti abbondanti, vorrei provare a comprarmi qualcos'altro, sempre della Serie A, magari un qualcosa che mi dia un po' di cuore, un po' di qualcosa, o in attacco, magari un COC, perché Luis Alberto ha sinceramente rotto un po' le palle. Quello a cui avevo pensato io era di prendere il Papu Gomez attaccante e spostarlo COC, qui addirittura l'ho già trovato COC, costucchia, ma me lo posso permettere. Fatemi sapere, vi farò sapere nel prossimo video o magari in qualche live su Twitch, seguitemi se non lo fate ancora, Twitch Music 8, perché lì probabilmente giocherò a FIFA. Perché non mi va di portarlo su YouTube, quindi magari ci gioco là. Consigliatemi voi, perché non sono molto così. Vi faccio rivedere la mia rosa, magari mi potete mandare anche qualche rosa ibrida con qualche altra cosa. Non ho tanti giocatori né tanti crediti, quindi fate a modo che deve rimanere a molto questa qui. E magari se riuscite un quadrato, nel senso una parte, a ibridarla con qualcos'altro di carino, fatemelo sapere magari in qualche maniera. Io intanto mi cervellerò. Per il momento ci teniamo questa, aspetto i vostri consigli. Andiamo a giocarci la nostra solita sfida, quella che l'altra volta sono crashato. Cos'è questa cosa esattamente? Vediamo che squadra la Madonna ha, due icon. Si parte, giochiamo a difficoltà campione ovviamente, perché visto gli avversari comunque non è che possiamo sfidarci a leggenda per poi star lì a bestemmiare e perdere i punti. Vediamo, questa settimana vorrei riprovare a fare oro 1 assolutamente, magari se ne viene fuori anche
qualcosa di più di Oro 1. Intanto, ecco, ecco perché non dovrebbe tirare il nostro buon Isai o come Cristo ti chiami. Vai pure in difesa, va. Sì? Mamma mia che fatica. Bello però. A caso. Finisce qui, signori. Facciamoci un applausino. Anche la connessione che non è crashata questa volta. E questa settimana cominciamo col piede giusto. Bene, signori, ora, a differenza dell'altra settimana, ci andiamo a giocare una partita nei Rivals. Ho dato un po' di forma fisica a tutti, l'ultima che mi era rimasta, perché purtroppo non shoppando non ne ho. Quindi abbiamo tutti i giocatori carichi per andare a giocare ai Rivals. Probabilmente perderemo perché sono scarso, ma vediamo un po' che succede. Ok, lui ha una Premier League abbastanza base, un po' come base la mia Serie A. Anzi, ha Courtois in porta, me coglioni non l'avevo visto, vediamo come va. Scelgono di affidarsi a un 4-4-2 a trazione anteriore con il Oh? centrocampista in profondità. Super intervento nel Così alla portiere. prima azione me lo volevi dire. Mi stavo qua. Sì, fare gol a Courtois sarà un'impresa. Però. Vabbè. Questa parata. Dovrebbe essere scarso quanto me. Perché le Rivals funzionano così. O almeno così c'era scritto all'inizio gioco. Poi non lo so. Vedremo. Sul portiere non so cosa stava facendo, evidentemente non ha premuto il triangolo per farlo uscire e ci portiamo sull'1-0. Devo dire anche che quando ci siamo qualificati l'abbiamo fatto assieme in live, se vi ricordate, per chi c'era, avevo una squadra molto più scarsa di questa, quindi effettivamente potrebbe anche essere quella la differenza, non lo so, non esultiamo troppo presto, eh. Quanto cazzo corre Rashford? 92 di velocità, porca vacca. Sì. Sì, GDM. No, 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 no. I piedi morti c'ha i piedi. Guarda che bella azione che gli ho sparato qua. E Caleon sbaglia pure questa, pure questa. Stiamo giocando bene, eh. Stiamo giocando bene. Mi pensavo di trovarmi molto più in difficoltà. Eppure non riusciamo a fargli gol a questo. Se non fosse che forse ce ne prendiamo uno adesso. Dovete essere allungata. Oh. Guarda che occasione al 90esimo praticamente, anzi forse ce ne ho ancora una, forse ce ne ho ancora una, no, 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 la dovevo tirare. Ho sprecato troppo, ho sprecato veramente troppo, dovevamo vincerla questa partita per quello che si è visto, perché lui alla fine ha fatto un po' di tiri, ma solo uno pericoloso, finisce in pareggio e va bene lo stesso, dai. Niente, direi che per questo video possa essere tutto, allora magari nel prossimo video apriremo anche i pacchetti dei Division Rivals, o li farò in un altro giorno in maniera tale da fare tutto assieme. Fatemi sapere cosa ve ne pare, vi ricordo di consigliarmi il giocatore da prendere con questi 30k ormai crediti che avremo. Se vi piace iscrivetevi al canale, ci vediamo domani o dopo con un nuovo video. Bella!